tutto questo da anni noi ci conosciamo perché ci siamo battuti in tempi non sospetti per una certa autonomia della Romagna, si parlava allora della provincia unica di Romagna e lui sindaco di Forlì, io parlamentare, abbiamo su fronte contrapposte abbiamo combattuto assieme questa battaglia inutilmente e l'esperienza di quella lunga coabitazione ci ha portato a questo libro. Lui, che lo vedi è molto leggero, è un grandissimo lui è uno storico, è professore di storia contemporanea all'Università di Bologna. Io che sono pesante ho dato la leggerezza del giornalismo e ho messo assieme la mia leggerezza e la sua pesantezza e abbiamo scritto questo libro che secondo me a Marcolda Romagno è una storia che dimostra come la Romagna sia sempre stato culturalmente molto importante, sia stato dal punto di vista anche intellettuale al numero uno in Italia e non solo, ma a questa corrispondenza, a questa unità culturale non ha corrisposto un'unità politica, perché i romagnoli che ci tengono tanto alla loro origine romagnola, poi però si battono in tanti campanilismi, da Forlì a Cesena, a Rimini, a Ravenna, e questi campanilismi finiscono per impedire questa unità romagnola che sarebbe veramente importante. Abbiamo ancora questo obiettivo, questa speranza che la Romagna sia veramente unita. A Marcorda, Romagna. Bene, grazie Giancarlo. Roberto, il libro è anche interessante perché nei vari capitoli si parla di Romagna, però per esempio da Giulio Cesare, quindi al tempo dei Romani, al tempo dei Papi, al tempo di Dante, al tempo di Mussolini, quindi tutta la storia attraverso questi personaggi storici. Sì, noi abbiamo cercato di fare un racconto che si potesse leggere come un romanzo, ma che nello stesso tempo mettesse insieme delle informazioni, degli studi che in realtà sono disponibili, intendiamoci, ma lo sono in libri particolarmente complicati da trovare, non facili da leggere. In questa maniera un romagnolo contemporaneo che voglia farsi un'idea precisa e documentata di cosa siamo, anche lo può fare, anche non romagnolo, se lo può fare in poche ore leggendo questo testo che naturalmente mette insieme informazioni assolutamente attendibili, a partire dal nome naturalmente, perché noi tutti, la Romagna fa riferimento a una cosa che è Roma, che naturalmente in Romagna non c'è e che non gli hanno dato i Romani. Quindi già questo è un mistero che le prime pagine del libro provano a svelare. Bene, ci saranno altri misteri nascosti nel libro, li scopriremo tra poco. Grazie a Roberto Balzano e Giancarlo Mazzucco. Sempre di Romagna, con qualche episodio particolare.